adesso torniamo invece a Pavia, a Parma, dove sta continuando a parlare il ministro dell'Interno Lamorgese. Sentiamo. Che ne ha messo a disposizione. Quindi su questo c'è l'impegno anche del governo di lavorare per rendere più agevole anche il lavoro dei sindaci. Visto questa direttiva sulle manifestazioni, ci sono alcuni punti ancora da valutare, ha detto, quali sono Non ci queste... sono punti da valutare, soltanto che oggi esce la direttiva nella giornata e ci saranno, ovviamente si parlerà del bilanciamento dei diritti, il diritto alla manifestazione, ma anche il diritto degli altri, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla salute. E allora noi non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia, che rischiamo che ci sia diciamo un aumento dei contagi, e allora dobbiamo stare attenti e al di là di quelle che sono queste manifestazioni, No Pass, che in questi giorni e ogni sabato noi vediamo, però c'è l'esigenza di tanta parte dei cittadini che ha fatto la vaccinazione, che osserva le regole e ha diritto ad avere anche degli spazi di vita sicuri. Buongiorno Ministro Italia Oggi. Allora, dalle parole del sottosegretario Sisto e dalle sue parole sembra chiaro che si va verso una riforma dell'abuso d'ufficio. Ci può dire qualcosa di più La riforma? dell'abuso d'ufficio per venire incontro alle richieste dei sindaci? Allora, Sarà una noi riforma o stiamo. un'abolizione totale del reato? E poi, la seconda domanda Allora, la su questo. segue, DDL Bella o la legge delega? Cioè, il modulo parlamentare Allora, che dite si muove? io l'ho detto chiaramente durante l'intervento. Il governo farà la sua legge delega perché il TUEL ormai deve essere ritoccato secondo quelle che sono le esigenze attuali, quindi va attualizzato. Su questo noi stiamo lavorando anche insieme all'ANCI, all'UPI, abbiamo fatto vari incontri, quindi ci sarà il testo Pella che andrà avanti per la parte che verrà approvata, ma certamente c'è un impegno del governo ad adottare una legge delega che attualizzerà vari aspetti, tra cui il mandato dei sindaci, l'incandidabilità, la questione della responsabilità, perché anche su questo è un punto ben chiaro. Sull'aspetto penale io ho avuto piacere oggi a sentire il sottosegretario Sisto che ha dato un'apertura, lavoreremo anche su questo Ma si aspetto. andrà verso una totale abolizione o no? Ho detto, l'ho sentito oggi, quindi Quindi noi ancora. avevamo lavorato certamente per quanto riguarda gli aspetti di responsabilità anche contabile, adesso lavoreremo in base a questa apertura, vediamo cosa possiamo Ministro, poi tirare sull'indennità fuori. dei sindaci. L'indennità dei sindaci è stato un riconoscimento giusto di una responsabilità altissime che sono state attribuite ai sindaci in un momento sempre, ma a maggior ragione in un momento così delicato come quello della pandemia che ci vede da 2 anni impegnati sotto tutti i fronti. Anche su questo noi abbiamo avuto una grande collaborazione con i sindaci e quello che dico sempre è che il Ministero dell'Interno è la casa dei sindaci e deve cercare di portare avanti anche le iniziative che tante volte ci vengono rappresentate proprio da chi vive quotidianamente sul territorio le difficoltà. Grazie. Grazie.